Benvenuti a Consigli non richiesti in questa puntata dove siamo tantissimi, possiamo dire. Quanti siamo oggi? Caro Basilicos, quanti siamo? Io valgo almeno per 6 o 7. Tu è vero che ti sei un po', sei un po' smunto adesso, però 3 o 4 li fai anche tu, dai. Allora, ci tengo a precisare che oggi abbiamo qui a Consigli non richiesti a consigliarci non tutto il Frack Team, neanche una parte, solo Basilicos. È andata di culo, eh? Possiamo dire che questa puntata speciale daremo tre consigli e non solo, vi dovrò dire che questa puntata, stranamente, è uscita di martedì. Lo dico a quelli che stanno ascoltando il podcast in differita su Spotify. Perché? Doveva uscire la puntata mia oggi, è successo un casino, non mi sono arrivati i materiali per montarla. Non vi preoccupate, arriva domani. Ma già che sono qui, vi voglio dire che martedì sera, quindi stasera, se state ascoltando il podcast in differita, sarò live sul canale di Pelati e Fumetti per un nuovo format, Gli Indimenticabili. Parleremo dei fumetti più vecchi di 2 anni che ci siamo persi, magari in mezzo alle uscite più importanti, uscite più belle. Ovviamente voi direte, Frecchete, ma chi non può seguire la live martedì che fa? Non vi preoccupate, uscirà la puntata qui, su consiglio richiesto in versione podcast. Sarà un format bisettimanale di me e Pelati e Fumetti, quindi se volete vederlo in diretta andate sui suoi canali. Se volete vederlo in differita, podcast e video qui sul canale la domenica, come tutte le puntate speciali. Evviva! E già che abbiamo fatto tutto sto marchettona, che si fa adesso? Che si fa di solito? Sigla. Bravissimo. Vedo che tu sei bravo. Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast di Frecht, la vostra miglior difesa dall'invasione di film, fumetti e serie TV. Brutte, brutte. Mi piace questo tuo fermo immagine, lo sai, quando c'è la sigla che Perché? poi ti blocchi, è bellissimo perché non sanno quelli che non ci vedono, non ci ascoltano, quello che tu non ascolti nessuna musica. Ma perché io in realtà in questo momento mi stavo immaginando la sigla di Arnold, la serie TV degli anni 80. Quanto sei vecchio, Tanto, diversamente tantissimo. vecchio. Vorrei, infatti, a proposito di vecchio, ci terrei a salutare Luke, una persona che ci commenta su Spotify. Caro Luke, io non so come si risponde ai commenti su Spotify, quindi ti rispondo qui live. Ti volevo dire che non lo sapevamo che avessimo già parlato di RRR, di Consultant e di altre opere. Ci ha rimproverato un attimo, abbiamo già parlato di altre opre. Staremo più attenti, guarda, ho redarguito tutti quanti e staremo più attenti anche se magari qualche opera l'abbiamo parlata con gli ospiti, di quelle io non ho lo storico e quindi magari può succedere. Però ci dispiace, può capitare, diamo 20 consigli a puntata e quindi qualcosa può tornare. Staremo più attenti però. Siamo Non contenti, ti Luke, che sei offendere, attento. giovane Skywalker, non ti offendere. Vabbè, comunque vediamo che ci sono qua, c'è Paolo, c'è Antonio, c'è Carmine, tutta quanta allegra brigata, siamo contenti. E a questo punto tanto vale fare, non lo so se conviene fare anche in questo caso, sai no, la scaletta, tanto se mentre, che scaletta devo fare? È una scaletta un po' chill, vabbè, vi dico che di cosa. Chissà chi comincia. Vabbè, vi racconto di cosa si parla oggi. Oggi parliamo della casa la caduta di casa Usher. È una serie TV su Netflix. Mike Flanagan si cimenta con il padre dell'orrore moderno e utilizza uno dei suoi racconti più criptici per creare una rilettura contemporanea delle principali opere di Edgar Allan Poe. Poi parleremo della grande abbuffata su film su Amazon Prime. Ora, Luke, è vero, su questo canale abbiamo già parlato della grande abbuffata. È anche il video più visto, Cinema Maligno, la grande abbuffata. Quindi, Dai. però, è stata richiesta dagli utenti. Ne parla Basilicos. Quindi, sì, ne abbiamo già parlato. Però, è stata richiesta dagli utenti perché, ovviamente, chi ascolta il podcast in diretta può chiedere anche dei consigli. Può fare le richieste un po' come tipo al bar. Poi. Peraltro, Luke, non avendo visto io il video, potrei dire cose molto diverse, quindi Ci può sta, ci essere un sta. commento nuovo. Anzi, fai anche tu un commento alla grande abbuffata, Luke, poi ce lo mandi. No, infatti ci sta, perché è un film tra i più importanti della cinematografia mondiale, oltre che italiana, e quindi è bello comunque ogni tanto riparlarne. Anche perché all'epoca era ancora il Covid, c'avevo ancora il barbone, che tempo, sono passati 3 anni da quella puntata. Perché ricordiamoci che Consiglio Richiesti è l'antico podcast che vi consiglia cose belle da lontano 2019. Comunque, di cosa parla la grande abbuffata? Quattro amici, quattro maschere della borghesia annoiata della metà del secolo scorso,
Fuggono da tutto e si rifugiano in una casa della campagna parigina per indulgere senza freni nei variegati eccessi della carne ed uccidersi. Sì, indulgere senza freni, indulgono. Sì, sei così aulico nel parlare, Basilicos, ma è quello che fanno, cioè si ammazzano mangiando, un po' scopando. Ma poi ne parleremo, adesso non anticipare. The Continental, serie TV su Amazon Prime Video, ce ne parla sempre Basilicos, capirai. Pazzesco. Prima di John Wick. In realtà sono Marterio. In realtà sono Gallo. In realtà sono una scopa. Sì, sei un Condor. Salutiamo The Good Teacher, che adesso ho capito chi è che ci viene sempre a trovare a Lucca. Ci vediamo a Lucca, The Good Teacher. Prima di John Wick. No, The Good Teacher, prima di John Wick. Aspetta. The Continental. Cosa parla? Prima di John Wick. Prima del re del Burberry. Prima della ballerina. Prima di tutto il Continental, rifugio per i killer peggiori del mondo. Era già al suo posto. Vabbè. La storia dell'ascesa di Winston e del suo concierge. Che bello. Mi piace già. Poi vedo che qui in chat ci danno dei consigli, ci dicono: guardatevi Killer of the Flower Moon. Ho sentito pareri discordanti sull'ultimo Scorsese. Io ho sentito pareri discordanti sempre su Scorsese, ma Scorsese non ha mai sbagliato un film, quindi... Esatto, è uno di quelli che se piscia per terra fa un bel film. Quindi... Non è Nolan. Esatto. Quindi, questo non è Oppenheimer, non è un'opinione. Scorsese non è un'opinione. Oppenheimer è un filmetto? Sì, forse, è un buon film. Non l'ho ancora visto, ma ho molto timore. Quando gli danno soldi a Nolan è sempre un disastro. No, Oppenheimer è un buon film. Tutto il budget a Nolan, verrebbe fuori, farebbe dei film stupendi. Senza budget fa cose meravigliose. Sì, non è che senza budget, è col fratello che fa cose meravigliose. Diciamo le cose come stanno. I suoi film migliori sono poveri, c'è poco da fare. Non è vero, anche The Prestige era molto ricco, c'era anche David Bowie, eppure era un gran bel film. No, i suoi film migliori sono quelli che raccontano delle storie e non che cerco di spiegare le dimostrazioni di fisica alla lavagna. Io penso che Nolan abbia un grande difetto, ne ho parlato in una puntata del podcast, secondo me sbaglia il mezzo. Nolan non è un regista, è uno scrittore di libri. Dovrebbe scrivere libri, secondo me. Poi è una questione mia. Ma parliamo della caduta dell'Usher, su via. Ci dica che cosa ne pensa. Allora, la caduta di casa Usher, opera interessante. Devo dire che Mike Flanagan non è un grande regista, chiariamolo subito, ma è un bravo regista. Sa fare bene il suo mestiere, ha al suo attivo alcune opere molto interessanti. Mi colpì moltissimo il suo Oculus, ancora ormai 10 anni fa, opera semplice, in cui il male è rappresentato da uno specchio, perché lui ha sempre due grosse tematiche in quello che fa. Da un lato la scelta di una rappresentazione di un male molto poco visibile, sono quasi sempre ghost stories le sue peraltro, e è molto legato ad aspetti di vita comune. E dall'altra il fatto che evidenzi tantissimo che la storia dell'orrore è sempre in quello che fa un po' un'allegoria, un modo per portare in scena la sofferenza psichica in ambienti, in ambiti familiari un po' apparentemente normali e un po' disastrati. Questo è un po' il filo rosso di tutte le sue opere. Mi sono visto di recente anche Ouija da questo punto di vista, L'origine del male, l'avevo evitata come la peste perché avevo beccato un altro Ouija che era una merda incredibile. Perché è bello questo film, mi stai dicendo, perché io ho sempre avuto paura di questi film con le presenze. L'ho evitato come la peste, poi ho scoperto che era suo, ho detto, boh, senti, gli do un'occhiata, non è malvagissimo, è originale anche l'idea iniziale, anche se rubacchia un po' in giro perché è un grande citazionista, Flanagan. Dove ha dato il meglio di sé è stato sicuramente su Netflix. Ecco, un'altra cosa, ha fatto un buon film ancora un paio d'anni fa, che però è necessariamente classificabile come merda. Perché, scusami, poverino, te lo dico subito, perché si è confrontato e l'ha fatto a muso duro
con quello che forse è uno dei più grandi capolavori del cinema horror di sempre. Lui è il regista di Doctor Sleep. E siccome Doctor Sleep non doveva essere un sequel dello Shining di Kubrick, ma semplicemente la trasposizione cinematografica dell'opera, del sequel scritto da Stephen King, il fatto che lui a forza abbia messo lo stesso Overlook Hotel, abbia preso delle scene prese dal film di Kubrick, abbia scelto un attore che a un certo punto interpreta il fantasma del padre di Danny, che è conciato in modo tale da assomigliare a Jack Nicholson negli anni, all'inizio degli anni 80. Cioè, tu mi stai dicendo che veramente questo film c'ha queste scene qua? Io non l'ho voluto vedere per paura, ma è veramente così? E ce le ha. Allora, ti dico, non è girato. Infatti, finché non arrivano al punto, che è il terzo atto dell'Overlook Hotel, ha delle ingenuità grosse, ha delle cose per cui sembra un po' gli X-Men in alcuni momenti. In che senso sembra un po' gli X-Men? Mo' mi incuriosisce. Perché ci sono tanti soggetti che hanno lo Shining in questo film. Ah, ok. Cattivi e buoni che si confrontano, quindi ha un po' dell'ingenuità di questo tipo, ma il film non è male. La scelta del cast è buona, tutto sommato funziona. Nel momento in cui si confronta con Kubrick, diventa una merda per forza. Ma per forza, cioè, non puoi toccare quei livelli che sono lirici. Quindi lì picchia violentemente la faccia. Invece con Netflix ha sempre fatto cose buonine, a cominciare dal Gioco di Gerald, che si trova ancora e che è un film pulitissimo, e poi una serie di serie, per così dire, abbastanza antologica, ed è in questa che secondo me si inserisce, anche se dovrebbe essere un progetto a sé stante, la caduta di casa Usher. Nel senso che lui ha fatto quattro miniserie da 7-8 puntate dedicate a delle ghost stories, facendo una cosa peraltro che io adoro, ecco, che è abbastanza in continuità con tutto il suo cinema. Lui ha una compagnia, cioè ha un cast più o meno stabile, più o meno fisso. È una cosa che io trovo fantastica. Quando vedo queste cose sono felice, perché mi richiama molto il teatro. Io adoro il teatro. Mi piace. Beh, molti registi fanno così, no? Molti registi importanti, anche Nolan possiamo dire che ce l'abbia, già che citiamo Nolan. Ecco, per dire, molti hanno alcuni attori feticcio. Lui ha un cast feticcio. Cioè ha 7, 8, 10 attori che fa girare nelle sue opere. Abbastanza stabilmente. Alcuni riesce a portarli al cinema, è chiaro, in Doctor Sleep ovviamente produzione hollywoodiana hanno dovuto mettere dei nomi importanti, c'è Ewan McGregor, ci sono una serie di altri attori, come pure in genere quando ci si sposta sul cinema questo viene un po' meno, ma in realtà per la televisione riesce ad essere solidissimo, un po' come come si chiama, non mi ricordo come si chiama, quello di American Horror Story, che di fatto al di là delle grandi guest ripropone sempre la stessa crew, che è una cosa divertentissima, perché vedere attori che si cimentano in ruoli molto diversi, inseriti sempre nello stesso contesto, a me dà molto piacere. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Nella caduta di casa Usher, che rivela un po' quella che è sempre stata la sua grande ispirazione, lui è uno che si rifà molto le opere di Poe, da Sepolto Vivo al... Più volte ci sono citazioni del Corvo, piuttosto che qui anche La Maschera della Morte Rossa, eccetera, ma anche in opere precedenti ritornano molto spesso, e questa volta la esplicita completamente. Mi incuriosiva molto come opera all'inizio, come dicevo, perché il racconto della caduta di casa Usher non dice niente. Come dice, in che senso dice niente? Non ti racconta quasi nulla degli Usher, in realtà. Crea questo senso di fortissima inquietudine, ti dice che sono evidentemente una famiglia che ha delle colpe gravissime, ma non le esplicita. Vedi questi dipinti in casa con questi volti un po' grotteschi, cioè fa tutta una serie di rimandi. In questo Poe precede Lovecraft di tanto, cioè crea un'atmosfera orrorifica terribile che nel suo caso si conclude con l'atto fisico del crollo della casa, che sembra crollare sotto il peso delle colpe, dei peccati di questi Usher, di cui sono rimasti in vita gli ultimi due. Il racconto è sostanzialmente questo, sono una trentina di pagine, quindi uno dice come cacchio ci tiri fuori una miniserie da 30 pagine. E in realtà quello che fa Flanagan è interessante,
perché prende tutta l'opera, tutte le principali opere di Poe e una puntata alla volta, legandole con anche qui il solito filo rosso dei drammi familiari, dei problemi psicologici e affettivi della famiglia, le lega trasformando ogni racconto di Poe, ognuno dei principali racconti di Poe, negli eventi che portano alla morte di uno dei membri della famiglia Asher. Domande mi faccio io, ma io che banalmente, non io, però io generico, che non conosco per niente Edgar Allan Poe, sta serie me la posso godere lo stesso? Assolutamente sì, perché ovviamente è una serie horror che assume i tratti della ghost story anche in questo caso, perché via via i nostri defunti si ripresenteranno in vario modo. Il protagonista è Roderick Asher, sono Roderick Asher e sua sorella, il patriarca, diciamo, di questa famiglia, che rivive via via gli eventi, racconta gli eventi che hanno portato alla morte di tutti i suoi figli, uno alla volta, e ognuno di questi episodi riprende un racconto di Edgar Allan Poe. Puoi non conoscerlo perché viene ricontestualizzato. Dimmi. No, ho salutato Peppu, che io quando faccio così faccio come Mr. Marra, io faccio il simbolo della pace quando arriva qualcuno a salutare. Ciao ragazzi. Andiamo, scusi. I racconti sono carini, sono ben messi in scena, tra l'altro, sono chiaramente ispirati, non sono trasposizioni delle opere. Però funzionano bene. Per dire, a me ha fatto incazzare tantissimo, me ne sono accorto al quarto episodio, che il titolo di ogni episodio fosse il titolo di uno dei racconti. Perché avrei trovato fantastico che lo lasciasse sullo sfondo, intuibile a chi li aveva letti, ma lasciasse un po' la Ah, sorpresa. quindi in modo didascalico, tu dici il titolo è esattamente il Ecco, libro. esattamente, esatto, il titolo, per dire, l'episodio 1 diventa La maschera della morte rossa, l'episodio 8 diventa Il corvo. E Ah, ok. ha proprio Ricordiamoci poi la dei puntata del Corvo, una bellissima interpretazione Simpson. del Corvo, è il primo special di Halloween The Simpson, dove c'è proprio tutta la novella raccontata. Che bello che è. Assolutamente, fatto benissimo, peraltro con una colla eccezionale. Con il corvo che è Bart, con ovviamente Homer, che è l'uomo che viene martoriato dal corvo. Esattamente, esattamente. Ecco, qui la poesia viene completamente riproposta e riproposta molto bene, molto bravo nella messa in scena. Si vede che ama queste opere e le fa molto bene. Quello che mi ha fatto irritare appunto era questo elemento didascalico, perché l'opera è piena di citazioni e Domanda, c'è anche il continue. cuore rivelatore? C'è anche il cuore Ah. rivelatore ed è fatto molto bene. Aspetta, qua ci stavo onestamente. Mister Marra non è degno di reggerti manco il sottobicchiere quando sei all'ambrate a far birrette. Non dire così perché Mister Marra ci ha fatto una bellissima live una volta, un grandissimo esperto di cinema che a cui voglio molto bene. Mister Marra, devo dire, è una delle poche persone che ho conosciuto in questo mondo youtubico con cui, anche se l'ho conosciuta poco, penso di averci, non dico legato, però devo dire, si è creata molta empatia. È una bella persona, devo dire. È bella da con cui parlare. Una persona bella con cui discutere e bella con cui stare anche a berci una birra. Ciao Marra. Come dicevi, però sono Ciao contento. No, Marco. comunque grazie Peppo per avermi detto che sono molto bravo. Questo, continua a dirlo, questa è una cosa che mi piace. Dillo Dillo in in giro, giro, dillo in giro. raccontalo agli amici. Raccontalo agli amici. Dice. Nell'insieme la serie non è malvagia, mi è piaciuta. L'altro giorno proprio Paolo mi chiedeva cosa ne penso dei jumpscare, che sono un espediente che io detesto nel cinema horror. Però è inevitabile in una ghost story, perché i fantasmi sono quella cosa che compare nel punto in cui non dovrebbero Però dipende il comparire. jumpscare, cioè nel senso, dipende da come lo fai. Dipende se lo fai in maniera becera, come fanno quelli là, tipo alzo il volume e ti faccio boh, vedi? Cioè, oppure il jumpscare c'è in un momento in cui deve esserci, ma credo che in un horror possa esserci al massimo una volta sola. Una, basta. Qui ce ne sono di più, ma perché i fantasmi sono molti. E quando compare il fantasma è necessariamente quella cosa che è fuori posto. E quando la vedi ti fa saltare un attimo senza. Forse è un po' eccessivo da questo punto di vista nell'utilizzo, però devo dire si lega abbastanza bene alla storia. La storia fluisce bene e Domanda, ma lineare. io che sono una ragazza che tipo ha paura dei mostri, oppure io sono un tizio che quando vede il sangue mi spavento un sacco, io sono un cane che non posso sentire rumori forti, cioè, come horror, qual è il Allora, grado? non è altissimo, non è molto digeribile,
Sconsiglio per gli amanti degli animali la puntata del gatto nero. Ma tra l'altro quella è una citazione più che da Edgar Allan Poe, da I racconti del gatto nero, che era un film Con antologico, tre un film puntate, me con lo tre ricordo puntate. benissimo, dove c'era anche quello col gargoyle, se non sbaglio. Poi c'era il Esatto. gargoyle. Il gatto nero non erano tre puntate. Allora, mi ricordo il film. Il gatto Sì. nero era uno degli episodi. La storia doveva Era essere di uno un degli ragazzino che episodi. viene catturato. Erano tipo i racconti dello zio Cripta. A proposito. Era uno dei racconti dello zio Tibia. E quello col gatto nero è con un giovanissimo Benicio del Toro. Ah, credo che il gatto poi rientra Lui in. è il killer che viene assoldato per far fuori questo gatto che maledice questa famiglia che avevano questa grande industria farmaceutica. Ritorna moltissimo nella casa degli Asher, che aveva lungamente sperimentato sui gatti. Allora è una sorta di gatto fantasma che torna per uccidere i membri di questa Posso dire famiglia. che a me mi apri veramente a porte apertissime. Però che salutiamo Valentina, che ringrazio per la domanda che ti ho fatto sulla qualità, cioè sul livello di horror. Però io quanto mi mancano i film horror a episodi. Cioè, erano belli sperimentali, non sapevi mai cosa trovarti. Ti vedevi un film, era come vedere una miniserie, una sera con gli amici. Mancano, e ti dirò di più, Saldapress, ma questo non è una marchettata, perché banalmente Saldapress. Questo look dovete comprare Ramiro, dovete comprare, che esce Ramiro il 10 novembre, che esce in versione fighissima, però esce anche a Lucca con Creepshow, che è esattamente i fumetti dello zio Tibia. Quindi se siete amanti degli horror episodi, io per esempio lo prenderò sicuramente, perché tanto lo piglio gratis, cazzo me ne frega. Però se io non fossi autore Saldapress, lo comprerei volentieri, perché sono orfano di questi film. Non fanno più i film a episodi horror, ma neanche i film a episodi in generale, o no? Per voi che siete molto più giovani di me, lo zio Tibia. Scusa, Angelo, gli abbonamenti si apriranno a breve sul canale, basta che vi iscrivete che dovrei arrivare a 1000 prima. Dicevi? Scusami. Voi che siete quasi tutti molto più giovani di me, lo zio Tibia era il primo espediente che veniva utilizzato per notte o è una serie americana, Tales from the Crypt, ma venne riciclato da Italia 1 per l'introduzione di Notte Horror, ed era un pupazzo letteralmente che rappresentava questo guardiano del cimitero, diciamo zombie, che introduceva il film della serata. Anni dopo, voi che siete giovani, potreste averlo visto nella versione Pelle e animata ossa! di Pelle O. Bravissimo, Madonna, che bravissimo. cartone meraviglioso! Ricordi la sigla? Pelle, pelle, pelle e ossa? Solo brividi e polvere indossa, mi pare che fosse. Esatto, esattamente. Abbiamo fatto una versione per bambini di fatto, perché i Tales from the Crypt erano pesantucci. Ah, ma per bambini, anche guarda che cartone animato c'erano i morti, io me lo ricordo, eh. Ci sta, scappava il morto, c'era il momento paura, erano tipo piccoli Sì, non è. brividi. Non Sì, era. non era Scooby-Doo, diciamo, era un po' sopra. Tenete presente che c'è anche un Tales from the Crypt con come si chiama? Leslie Nielsen, che fa il cattivo, che è stupendo, ve lo consiglio vivamente, recuperateli, recuperateli tutti. È una serie che ha fatto scuola, perché un po' come Ai confini della realtà, tanti registi hanno sperimentato con questi film episodici. E in questo Flanagan È un po' va come i e ci corti, diciamo, il film sì. episodio, alla fine è come un corto, però amico, facciamo tre corti e poi ci mettiamo un film dentro. Da sì, una Esatto. volta era così, era. Esatto, sì, esatto, esattamente. Beh, ce n'è uno bellissimo, credo fosse Carpenter, quello della Fin Absolue du Monde, che era la storia di questo film che uccideva. Chiunque vedesse impazzì, chiunque vedesse questa pellicola cominciava ad uccidere. Si chiamava Bruciatore di sigaretta, perché in tutto il film, sebbene sia stato girato in digitale, perché è degli anni 2000, compaiono quelle bruciature che compaiono nelle vecchie pellicole. Quando finiva la pellicola si bruciava l'ultimo pezzo, quindi compaiono quelle bruciature tonde, e ricominciava la parte successiva sulla nuova parte di pellicola. E lui le inserisce come quasi messaggio subliminale di quando sta per succedere qualcosa di orribile. E l'ha fatto per divertirsi. Quindi ce ne sono ancora, e ce ne sono ancora tanto belli. Le citazioni sono tante da parte di Flanagan in questo senso.
Io lo consiglio, tutto sommato, sono 8 puntate che vanno via abbastanza Guarda, svelte. io me lo guardo, ma quindi la serie è comunque chiusa, non è seguita, cioè non è un Sì, seguito di arrivo qualcos'altro. alla fine, ma come sempre. Potrebbe essere idealmente una perfetta continuazione di quelle che sono state, come si chiama, Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club e adesso La caduta di Casa Usher. Va avanti, prosegue in questo senso, l'anno prossimo potremo vedere Ecco, qualcos'altro. possiamo dire che è una serie antologica, magari. Decisamente antologica, sì. Vabbè, comunque. Allora, questo in teoria è un progetto fuori da quella serie antologica, è a sé Ok. stante, però è molto carino, io lo consiglio. Beh, a questo punto parliamo della grande abbuffata, dove io non dirò nulla perché ne ho già detto in un video di 2 ore. Quindi, la grande abbuffata, a parte dire che è un capolavoro di Ferreri, vi dico, essendo il film uscito in Italia, censurato, non esiste la versione italiana completa. Ma, e lo dico con rammarico, su internet c'è un tizio che ha preso la versione italiana e l'ha integrata con i pezzi ai francesi, perché il film è stato girato completamente in francese e alcune parti sono solo in francese, alle parti più, quasi, anche più scabrose, ma neanche, forse anche quelle un po' più tenere, perché ricordiamoci c'è Sì, la torta, come si chiama la ragazza, una delle la persone. torta Andrea. La torta Andrea, come viene fatta, vedi, è stata una versione francese, lo vedi per chi ha visto il film. Ora, cercatelo perché ha fatto questo bellissimo lavoro, perché questo capolavoro va visto interamente. Non so perché la censura italiana abbia tagliato queste parti, però per vedere questa cosa così avete bisogno di andare a E cercarla. teniamo presente che è un film che paradossalmente abbiamo rischiato di non vedere in Italia se non molto molto tardi, proprio per la censura. Il film se ci pensate, la cosa che fa specie è che sono gli anni in cui uscivano una serie di film molto tosti, che sfidavano molto la censura. È il Ma tu lo sai che questo 73. film qua è stato talmente duro per alcuni di questi attori che da quel film, dalla grande abbuffata, Mastroianni ha detto: io film corali non ne faccio più. Gli venne offerto Amici miei e lui disse: cor cazzo, lui doveva fare il Conte Mascetti. Ma dai, Lui doveva essere il Conte Mascetti, mentre la parte di film onore, il giornalista di Amici miei, doveva farlo Tognazzi. Quando Marcello Mastroianni decise di rinunciare al ruolo perché, dopo la grande buffata, ha fatto basta, non voglio più fare film corali, l'ho preso Tognazzi, la parte del Conte Mascetti. Come sarebbe uscito con Amici miei, col Conte Mascetti fatto da Mastroianni? non lo sapremo mai. Purtroppo o per fortuna non lo sapremo mai perché Tognazzi è stato talmente iconico in quel ruolo Però, per che... esempio, io, è stato ben iconico per me il film La grande buffata, che adesso non per non precazzate, come inizia Ramiro? Ramiro inizia con una enorme citazione alla grande buffata. Ramiro sta mangiando una cupola fatta di patè d'anatra, patè d'oca e patè di pollo. Questo qui non è un poema, questo è un capolavoro. Cioè, chi lo diceva? Lo diceva Tognazzi. Io Tognazzi. parto col mio fumetto con la citazione alla grande buffata per dire quanto è importante per me questo film. E comunque che esce Ramiro a Lucca il 10 novembre. Comunque dice. Siamo in debito almeno di una sinossi per chi disgraziatamente non avesse visto, recuperatelo questa sera se non l'avete visto. Tra l'altro c'è su Amazon, in uno di quei canali di cinema un po' autoriale, sono andato a vedermelo, pagate sti 4 euro e non rompete i coglioni. Vale molto più la pena di tante puttanate che vedete in questo periodo. Ah, e lo dico per tutti quelli che hanno apprezzato quella stronzata galattica del buco. Se volete vedere qualcosa su come si autodistrugge l'opulenza borghese, su come tramonta il consumismo sfrenato, l'edonismo eccessivo, sull'autodistruzione dell'uomo nel consumo di tutto, della natura, del cibo, eccetera, eccetera, guardatevi questo e lasciate perdere le cagate che fanno adesso. Ma Fatemi sta soprattutto cortesia. questo film, il senso che vuole raccontare che l'uomo senza comprensione è destinato alla morte. Esatto, La esatto. comprensione è lo strumento più importante per rimanere in vita. È questo che dice questo film. Ma raccontiamo un po' la trama. La trama è relativamente semplice. Quattro amici, quattro persone che si conoscono da una vita, sono quattro cinquantenni di fatto, decidono di farla finita.
decidono di farla finita e farla finita insieme. In un rito conviviale amplissimo, decido che il modo in cui vogliono lasciare questo mondo è trovarsi e mangiare fino a morire insieme, continuare a mangiare fino a morire. Si trovano un weekend e l'obiettivo è quello di non fermarsi più finché non si ferma il cuore ad ognuno. Questa è l'idea, non, peraltro mai praticamente dichiarata durante il film. Questa è una cosa che ho trovato stupenda. L'intenzione è evidente, traspare da quasi subito, alla fine ovviamente quando le cose cominciano ad andare Però di quando si inizia a complicare, possiamo dire, ecco. Esatto, diventa evidente, ma lo spettatore lo questa è una cosa, questo dimostra la grande capacità di narrazione di questo film, perché lo spettatore non perde un passaggio. Guardate, questo è fondamentale. Capite tutto quello che succede senza bisogno che lo spieghino troppo. Ci sono delle spiegazioni nel mezzo, infilate sapientemente nei dialoghi. Spesse volte, tra l'altro, in dialoghi che sono costruiti su scene a trittico. Questa è una cosa molto particolare. Il film è quasi sempre diviso in tre pale e hai più persone che parlano in queste tre fette di inquadratura. Seguendo, senza sovrapposizioni, seguendo il dialogo riesce a capire tutto. Questa è una cosa preziosissima. Comunque, questi quattro amici si trovano, sono un giudice, che è il proprietario della villa dove si celebrerà questo rituale, un cuoco, il giudice è Philippe Noiret, per intenderci. Ah, peraltro, altra cosa carina, i quattro attori protagonisti, i personaggi dei quattro attori protagonisti portano tutti il nome dell'attore. Quindi il giudice è Filippo. Poi Ugo, il cuoco, che è Tognazzi, ovviamente. Marcello! Tognazzi sarà un po' il maestro di cerimonie in tutto questo, perché sarà lui a regolare i ritmi della cucina, a dare un po' anche disposizione agli altri. Marcello Mastroianni, che interpreta un pilota dell'Alitalia, quando la cosa, come dire, dava anche un tono. Dovete pensare ai piloti, alla prova a prendervi. Ah, okay. Se volete capire, alla Panham, esatto. Se volete capire che cosa significava ancora in quel momento. Infatti un pilota molto, un comandante molto affascinante, che con questa sciarpa legata al collo come un foulard, che da ordini fa scaricare il parmigiano alle hostess dall'aereo, glielo fa portare giù di peso. E poi c'è Michel Piccoli, forse un po' meno noto. Michel Piccoli, ricordiamolo benissimo, con il Papa di Abemus Papam. Esatto. Michel Piccoli è stato un grandissimo attore in tante opere italiane, anche oltre che in Francia, no? Assolutamente. Però tra tutti, forse oggi al pubblico italiano, al grande pubblico italiano, è un po' meno noto, però è un grandissimo attore. È un grandissimo attore francese che ha molto lavorato anche in Italia. Peraltro si è spento da poco, perché credo sia morto col Covid. E lui è un conduttore televisivo, si capisce abbastanza bene, con una grande passione per la danza. Questa grandissima passione per la danza. Si trovano, decidono di fare quest'atto e fin qui la trama è abbastanza semplice. La sequenza che li porta in questa villa fa sì che comincino ad apparecchiare letteralmente il loro rito. C'è un passaggio particolare all'inizio. Quando arrivano ci sono due personaggi, uno è il custode della villa che se ne va via con un cane. I cani saranno molto importanti nel film, in realtà avranno un ruolo che richiama un po' il pubblico, un po' quelli che mangiano gli avanzi letteralmente, e l'altro è questo personaggio dell'ambasciata cinese che viene a invitare Philippe Noiret ad andare a lavorare per loro. Lui rifiuta dicendo che purtroppo non può accettare in quel momento, accetta un dono però con una citazione latina, timeo danaos et donas ferentes, cioè dice temo i greci, qui viene tradotta e i doni che portano, in realtà sarebbe anche quando portano doni, per renderla ancora un po' più forte. Per cui c'è questo passaggio introduttivo, ho dimenticato una parte molto importante.
di tutti loro vedi un po' un'introduzione nella vita familiare. Di piccoli vedi il rapporto con la figlia molto velocemente. Di Tognazzi vedi il rapporto con la moglie, rapidissimo. Anche qui non ti viene spiegato, però capisci che è la moglie, che ne racconta un po' le origini contadine, fino a diventare un grande cuoco parigino. Appunto, come abbiamo detto, di Mastroianni, vedi la scena sull'aereo e il rapporto con le hostess e con le donne in genere sarà molto importante per il suo personaggio. Di Noiré, vedi il rapporto con la sua balia, perché questo è un giudice di una cinquantina d'anni che vive con la sua balia ancora, che ha con lui questo rapporto a tratti morboso, A tratti. perché più che a tratti, ne soddisfa i bisogni sessuali, diciamo, questa donna Cioè, è un sulla rapporto morboso, punto. Cioè, non è che c'è ok, tanto da dire. Cioè, adesso. non volevo dare troppi dettagli. Vabbè, ma all'inizio del film, quindi adesso in questo caso io capisco qua, dicono te Yusufiane che fa gli spoiler alert, però bisogna anche raccontare l'inizio del film. Io capisco Assolutamente. Comunque tutto. c'è questa figura, questa donna di 70 anni, molto prosperosa, come dire, si presta a soddisfare non solo le necessità alimentari, la scena comincia con lei che lo imbocca a letto, ok? E poi prosegue con lei che fa altro con lui in piedi. Ma comunque, questo dà un po' l'idea anche della situazione assolutamente assurda in cui vivono. Una cosa stupenda del film, ovviamente il film poi si sviluppa, loro per richiesta di Mastroianni aggiungeranno fuori programma rispetto alla serata anche l'invito ad alcune prostitute, perché Mastroianni, vero maschio italiano, dice: non posso far passare anche solo una serata senza fare l'amore, e quindi sarà molto e questo peserà moltissimo nel suo percorso, nell'evoluzione del film, e si aggiungerà al gruppo anche una maestra che aveva portato una scolaresca a visitare la villa, perché la villa era stata di un grande poeta francese, quindi porta questa scolaresca a visitarla. E Noiré, che un po' si invaghisce di questa giunonica professoressa molto prosperosa, e la invita a cena insieme alle altre. Quindi si aggiungeranno ai quattro uomini, quattro donne, ignare almeno all'inizio di quelli che sono gli intenti dei quattro. Il film poi si svilupperà. Nel frattempo volevo un attimo dire che sia Antonio che Paolo ci ricordano che Michel Piccoli è recitato anche in Diligere e morto, sempre di Ferreri, quindi per chi lo vuole rivedere. Verissimo, verissimo. Beh, saccheggiate la filmografia di Beh, entrambi. Ferreri insieme a Di Leo, insieme a Petri, Bava e Fulci Vero? Sì. sono tra i grandissimi registi italiani che abbiamo avuto, quindi neanche. E Pupi Sì. Avati prima, i primi sei film, fino al Regalo di Natale. Pupi Avati fino al Regalo di Natale sono stati grandissimi registi. Ferreri, tra l'altro, proprio sboccia molto tardi al grande pubblico, al pubblico internazionale con la Buffata, perché è il momento prima con delle reazioni violentissime. Guardate, ha ricevuto più o meno le critiche che ha ricevuto Arancia Meccanica. Cioè, Ricordiamoci che la mettete Reggia in questo. Meccanica è stata tolta dalle sale per richiesta di Kubrick, appunto perché si era creato un po' un movimento molto particolare intorno. Ok, qui in realtà era difficile che si creasse il movimento, però il pubblico qua, a Cannes lo fischiano. Poi la critica ribalta completamente l'impostazione, però c'è un punto di partenza in cui il film è rigettato, perché è un film forte. Alcune scene sono, ovviamente è un film forte per il 73, però alcune scene colpiscono. Guarda che anche adesso è forte perché è uno di quei film che dopo averlo visto non mangi per una settimana. Cioè ti senti male anche tu insieme a loro quando vedi il Sì, film. penso, a me neanche all'epoca fece quell'effetto, la prima volta che lo vidi fece quell'effetto. Però sì, posso capirlo, è un film in cui si vedono gli Nel effetti frattempo delle c'è il signor successe. Paolo Possanzini che ci dice che è tutto su Rai Play. Grazie Paolo per Ah, la perfetto, dritta. fantastico. Dicevo, si vedono gli effetti di tutto questo mangiare, tutti gli effetti. C'è chi vomita, c'è un personaggio in particolare che è vessato da una forma di meteorismo molto rumoroso. Diciamo che tutti,
loro hanno come conseguenze loro mangiare qualcosa che va contro la loro natura. Esatto, è vero, è verissimo, Eh, questo è il, verissimo. il, quello tutto impettato gli viene il meteorismo, il Latin lover l'impotenza e così via. Esattamente. È quasi un destino che si ribalta, è quasi, quasi. Esatto, sì, c'è un elemento di punizione di fronte a un'incontinenza alimentare assoluta. Il film è sia escatologico che scatologico, nel senso che si parla di morte, ma si parla anche di merda. Proprio in una scena molto esplicita, tra l'altro. Scena che secondo me è stata quella a far dire a Mastroianni non faccio più film, Hank. Non lo so, idea mia, secondo me è stata quella scena lì. Io vorrei solo dire che, far solo notare che in quella scena lui non c'è. Per cui, Sì, lo so che non c'è, però. No, che dici? però No, può c'è, no, essere. c'è la scena. No, 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 non c'è. Non c'è. Non si vede, dici tu. È appena salito in macchina. No. Secondo me sì. Scusami, stoppa di telefonare. La scena in cui esplode quello che esplode, lui c'è. Vatta a controllare. Lo rivedo, prometto che Mi lo rivedo. ricordo benissimo perché Secondo ho detto, vedendo quella scena senza fare spoiler, ho fatto, beh, ho capito perché non vuole più fare film corali. Ho detto, io ho guardato, ho fatto, ah, mo ho me capito. lo rivedo. Io ho il ricordo, La però lo scena è come ripeto dici bene. tu, ma dopo che sia stata quella roba lì. L'ho visto alcuni anni fa, però avevo il ricordo che lui fosse già salito in macchina. Vabbè, comunque, non andiamo troppo nello specifico delle Comunque azioni. emergono tutta una serie. Qua stiamo un attimo andando poi adesso Il cosa film fa cosa. fa emergere anche tutta una serie di non detti tra gli amici, tra cui è abbastanza evidente il riferimento a una latente, se non omo, bisessualità di uno dei personaggi con un rapporto affettuoso nei confronti di un altro. E quindi anche qui posso immaginare che la critica ci sia andata, che la censura ci sia andata a nozze. La parte della la sessualità è molto ben evidenziata fin dall'inizio, fin da prima dell'arrivo delle prostitute. C'è una prima cena tra amici in cui c'è una proiezione di alcune foto d'epoca che raffigurano un po' la collezione pornografica del nostro giovane giudice. E quindi anche questi sono elementi abbastanza espliciti. C'è una scena bellissima di Mastroianni che si fa una benda per un occhio, si benda un occhio come se fosse un pirata o un ferito di guerra con il perizoma di una delle prostitute. E gioca su questo, è molto giocoso il film in tanti Ma c'è anche passaggi. tipo Tognazzi che fa l'imitazione molto Sta divertente. arrivando, sta arrivando. C'è un'imitazione di Tognazzi. Quando la prima volta che la vedi dici: no, ma cazzo, ma è chiamato quello lì perché è identico. Poi un secondo dopo ti accorgi che è con Tognazzi. Ma all'inizio vedi proprio quell'attore lì che lui imita. E il film alterna momenti di grande gioia, giocosità, spasso, risate a cadute depressive improvvise, proprio in delle voragini di silenzio. Seguite poi da un ciclo apparentemente eterno di attività puramente biologiche. Si mangia, si scopa, si caga, si dorme e si ricomincia. E in questo il film è impressionante perché esce dal tempo. L'orizzonte temporale, se uno si mette lì a seguire i vari pasti d'oro, la sequenza degli eventi, non può stare in un weekend. Sembra dilatarsi tantissimo, sembrano passare mesi. In realtà è concentrato in 3 giorni tutto quanto. Eppure questo è proprio è come se riraccontasse le loro vite attraverso questa lente assolutamente deformante. Chi non è interno a questa dinamica, a questo rito, dopo un po' ne viene allontanato. Peraltro, il richiamo ai riti pagani è fortissimo. C'è una scena iniziale, tra le scene iniziali c'è la consegna della carne, che se ricordo giusto vede una comparsa di lusso, Sì. però, ok, ricordo che c'era anche questo dettaglio. Andate a vedere chi è, non rompete i Poi coglioni. volevo dire qua c'è
C'è Peppo che dice quando fare. Perché sono usciti i palloncini? Sono apparsi dei palloncini, non ho capito come è successo. Comunque, Peppo ha detto: non so cosa ha fatto, io non ho toccato niente, ma è uscito nella grafica con dei palloncini, non ho capito che è successo. Comunque, Peppo ci chiede quando fare, impareremo mai. Faremo una puntata speciale su Peppone e Don Camillo. Non solo è programmata una puntata speciale su Don Camillo, ma ci sarà con noi come ospite Barzi, che è l'autore dei fumetti di Don Camillo. Grande esperto di cinema negli anni 70, Barzi sceneggiatore anche di Bonelli, eccetera. Non l'ho ancora invitato, lo sto dicendo qua a voce, ma tanto lo conosco, siamo amici e quindi sicuramente viene. Però vi dico, già sta programmato, comunque proseguiamo. Come si dice, è un tuffo al cuore perché mio nonno fu in campo di internamento con l'autore, come si chiama? Mi viene in mente il nome, famosissimo, l'autore delle avventure di Don Io Camillo. sono pessimo con i nomi. Scrivetelo in chat. Scrivetelo, scrivete, Comunque dicevamo, quindi questo film ovviamente è ovvio che sia l'attore. consigliato. Guareschi, grazie Guareschi, Peppo, Guareschi, grazie Guareschi, Peppu. Guareschi. E come si dice? No, all'inizio c'è proprio questa immagine di Michel Piccoli che prende la testa di una mucca, la testa di un Di un bovino. maiale, mi pare. No, è un Un bovino, non mi bovino? ricordo di essere un bovino, sì. E quasi la indossa come fosse una maschera, la solleva sulla testa e quasi la indossa come fosse una maschera. Questo me lo ricordo bene, mi aveva fatto Sicuro che era un. impressione. Io sono più che era un bovino. Di una testa mia c'è un bovino. Vedi come sono i ricordi? Mi Io però mi ricordo, potrei ricordo la scena sbagliare. bellissima con la Ricordo testa che in a me fece mano. un'impressione incredibile quando la vidi perché le mucche sono animali, cioè, il maiale ti sembra un animale più sporco, la mucca ti sembra un animale più simpatico. Vedere la testa di una mucca sollevata in quel modo, peraltro la scena è molto bella, è difficile da raccontare, però colpisce tantissimo. Da proprio l'idea dell'inizio di una sorta di baccanale, di rituale pagano in tutto questo. E chi è fuori da Confermano, hai questo? ragione tu, testa di un bovino. Ho Alla testa di un sbagliato. bovino, Vabbè, ok. succede, Capita, succede. Capita, succede, capita. succede, non muore mica nessuno. Dai. In questo a me ha ricordato molto anche alcuni aspetti del cinema di Buñuel, mi viene Bunduel, lo spagnolo, quello dell'Angelo Sterminatore. Lo cercheranno. Comunque, beh, Dimmi. Possiamo dire che questo film è ricco di simbolismi in Uff. tutte le salse. Ma Di tutti i tipi, antropologici, politici, psicologici, sociali, trovate il mondo condensato in questo convivio blasfemo. Mettiamola così, perché c'è questo elemento anche di blasfemia, di violare l'idea del convivio platonico per tanti aspetti. no, hai assolutamente ragione. Però a questo punto io diciamo, a questo punto guardatelo, perché poi banalmente, oh ragazzi, è ancora qua che non l'avete visto, ma è sta storia, o no? È possibile? Vedetelo assolutamente. Io non mi ricordo, ringrazio chiunque l'abbia chiesto. Lo rivedrò nei prossimi giorni, appunto, per essere Però sicuro di collocare guardalo bene. cercando la versione con l'integrazione in francese, Ma io ce l'ho cerca. presente, perché io la torta mi ricordo come viene fatta, Perché è quindi importante sapere come è fatta la torta Andrea, la ricetta è importante che va seguita per filo e per segno. assolutamente, Però poi assolutamente. adesso parliamo di cose Molto più consigliato. scanzonato, parliamo di cose più scanzonato. Di cosa parliamo adesso? Di The Continental. The Io non l'ho Continental. visto. Allora io ti dico, beh, per John Wick il primo è molto bello. Il secondo, il terzo, il quarto che palle. Cioè io credo che John Wick è diventato noioso subito. Cioè, era bello il primo perché dava ancora la possibilità di un'idea che John Wick era l'uomo speciale che è sempre stato. Perché John Wick, ricordiamoci, per chi non lo conosce, è tipo l'uomo che chiami quando c'è l'uomo nero da uccidere, Baba Yaga. È uno che si è ritirato, poi gli hanno ammazzato il cane, si è arrabbiato ed è andato a cercare i tizi che l'hanno ammazzato il cane. E ha ucciso tutta la mafia russa. Cioè, allora, è un tipo un supereroe, solo che il primo film dava l'idea di un uomo invincibile, però che potesse. Cosa Ma un paio di volte a un certo punto lo beccano anche, lo incarcerano per salvarlo ma all'inizio lo l'amico. menano pure, cioè, nel senso, dava un senso di è grande, ma fino a un certo punto. Poi diventa un supereroe e lì. All'inizio, allora,
Perché l'inizio del primo è una citazione dal dollaro d'onore che te la raccomando, cioè il vecchio pistolero che gli gettano il dollaro nella sputacchiera e lo deve recuperare. Lì è lui che ha perso tutto se stesso e ritrova se stesso e stermina tutti. Io in realtà li ho amati tutti e quattro come film perché è la quintessenza del cinema d'azione, John Wick. Non ha bisogno di una trama, Ah, non ne ha aspetta, non è bisogno. vero, perché il cinema d'azione senza trama è Gareth Evans. Non iniziamo a The Raid. The Raid ha dimostrato che si può fare cinema d'azione senza trama e poi ha fatto Assolutamente. The Raid 2 dove ha messo la trama. E sono due capolavori inarrivabili, allora, sono i due film d'azione più belli di Assolutamente. sempre. Mi va bene, sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Ciò detto, per quanto mi riguarda, John Wick come cinema d'azione senza trama funziona perfettamente. Io il 4 ho amato la citazione dai Guerrieri della Notte, che è Quella è bella. smaccata ed eccessiva. Eccessiva, l'ho amata visceralmente. La scena tutta inquadrata dall'alto, coloro che si spostano nelle stanze che sembra Scooby-Doo, mi è No, 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 piaciuta quella talmente. sembrava Hotline Miami, un videogioco sparato Ah, bravo, Hotline bravissimo. Miami o comunque giochi isometrici più che Scooby-Doo. Per questo io Vero, critico in John Wick 4 la regia troppo da videogioco. In realtà a me quello non è piaciuto, appunto perché è una regia poco funzionale all'azione vera da vedere. Più funzionale l'azione se la devi gestire tu. allora, è una critica che ha senso, però io una scena come l'inseguimento alle Champs-Élysées non la vedevo da anni, Quello cioè sì, quello sì, quello ammetto che è una quella bellissima cosa con scena. le macchine che arrivano, la gente che salta sopra, sotto. Uno vede quello, l'hanno fatto di 3 ore, ecco, la cosa che uno non si aspetta è che riescano a tenere 3 ore scarsa di film così, cioè questo è E infatti, secondo me, il impressionante. 4 pecca di lunghezza, perché l'azione, È decisamente appunto, troppo 3 ore e mezza, anche lungo. perché sembrano tre film insieme, sembra sempre tre, cioè sono tre film. Ma credo che abbiano condensato, ci sia dentro dei pezzi del 5 che non è stato girato e che forse verrà girato adesso. Credo che il 4 abbia subito l'effetto Covid in questo Non lo so, senso. io so che il 4 è l'ultimo, e secondo me non ci sarà un quinto, non credo L'hanno già proprio. annunciato, devo darti questa notizia, l'hanno già annunciato. C'è un freno da parte di Keanu Reeves e del regista che hanno detto sì, ma dobbiamo far passare un po' di tempo. Scusa un secondo, tu stai dicendo che vogliono fare un John Wick C'è un 5? quinto. C'è un quinto. C'è Vabbè, la dichiarazione di sia parliamo. del regista che non mi ricordo chi è, che di Keanu Reeves. Entrambi dicono va bene, accettiamo, ma facciamo passare un po' di tempo. Ecco come smerdare una serie che io adesso, banalmente, anche se la qualità non mi piaceva, mi è piaciuto come si è Aveva un finale chiusa. pulito. Aveva un finale pulito. Possiamo dirlo? Benvenuto anche tu sotto tipo la maledizione della nona stagione di Scrubs. Entra anche tu nella nuova stagione di Scrubs. Fate una quarta stagione. Potrebbe essere un'undicesima di Futurama, ma comunque. Facciamo una bellissima quarta stagione di Ted Lasso. Non vedo l'ora. Andiamo. Potrebbe essere tutto è possibile. È uscito The Tutto è possibile. Continental invece, la serie È che. uscito dai Continental Ma cosa perché parla intanto ha Continental? affiliato una serie di spin-off. Uscirà una ballerina che sarà la storia di un'altra killer in cui rivedremo anche il nostro Chun fare un cameo. Ed è uscito The Continental. Che cos'è? È una serie, ma definire la serie secondo me è sbagliato perché ogni puntata dura 1 ora e mezza. È sempre Quindi serie. Non sono è. tre film, per Ok. quanto mi riguarda. A 90 minuti hai fatto un film, non ce n'è, non hai fatto una puntata. No, adesso le serie durano 1 ora e mezza, i film durano 3 ore e mezza. Esatto. A 90 minuti per me c'è scappato un film. Quindi hanno fatto 3 film. Che raccontano la storia dell'ascesa come direttore del Continental, che per chiunque abbia visto John Wick, anche solo un John Wick, anche solo per 5 minuti, sa perfettamente che il Continental è questa catena di alberghi sparsa in giro per il mondo, che sono dei porti franchi per i killer di tutto il mondo. Quindi se tu entri al Continental sai che nessuno potrà ucciderti perché sarai protetto dalla struttura, tu non dovrai uccidere nessun altro perché altrimenti la scomunica, quindi diventare tu il bersaglio del Continental e della gran tavola che gli sta sopra. E quindi è un luogo fondamentale perché è anche il luogo che fornisce tutti i servizi a questi killer. Attraverso questo bizzarro sistema di pagamento in monete d'oro, che qui scopriremo essere coniate dal Continental.
nella serie ci faranno vedere che c'è proprio una pressa da conio per realizzare queste monete d'oro. Attraverso questo sistema i killer di tutto il mondo possono accedere a tutti i servizi, dall'acquisto di armi all'acquisto di mappe per raggiungere i loro bersagli, tecnologia, eccetera. O anche soltanto riposarsi in caso di essere stati attaccati. Esatto, cioè... anche solo scegliere il loro whisky preferito, cioè troveranno tutto. È un po' come la struttura di Q di James Bond, fatto però per i cattivi, fatto per la Spectre, sostanzialmente. Però più che altro, no, è più un franchise. Cioè, sì. È un co-working di assassini. Dove esatto. Ci sono? Che ha una sola regola: dentro non ci si ammazza, fuori potete fare quello che dentro non ci si ammazza. Il direttore, siamo negli anni 70, peraltro la New York anni 70 ricostruita in maniera forse leggermente eccessiva, ma che colpisce tantissimo, una città sporca, una città violenta. E mentre lo vedevo io pensavo proprio, e cazzo, hanno fatto un gran lavoro, perché fare Roma negli anni 70 o Milano negli anni 70 è facile. Perché tu hai ancora interi quartieri che sono più o meno simili, che non hanno a modernare. Che bello che la riqualificazione italiana aiuti così tanto il nostro cinema, vedi? Che bella. Esatto. Cioè, tu, se tu giri Milano a piedi, sì, per carità, adesso trovi una serie di quartieri spaziali, ma tantissimi angoli sono ancora identici come erano nei primi anni 80 o negli anni 70. New York è una città che è cambiata completamente, banalmente era una città lercia, non sporca. Oggi non è più assolutamente così, perlomeno non Manhattan, che è quello che si vede nella serie, e viene ricostruita molto bene da questo punto di vista. Siamo negli anni 70, un giovane Winston e suo fratello sono delinquenti comuni. Winston si è trasferito in Inghilterra, in realtà lui è originario di New York, noi abbiamo sempre avuto, anche perché hanno preso questo bravissimo attore inglese che si è visto un miliardo di volte, la prima volta io lo vidi in Magnum P.I. ancora, ma non mi ricordo mai il suo nome. E lui si è trasferito in Inghilterra, è un piccolo criminale inglese, il fratello è un piccolo criminale che prosegue la sua attività a New York. Il fratello fa un colpo al Continental, ruba appunto la pressa da conio, che è quella che serve per realizzare le monete con cui si pagano tutti i servizi del Continental, e lo fa in barba al direttore dell'epoca, che è niente poi di meno che Mel Gibson. Mel Gibson interpreta il direttore in questa serie. Capa de ca. Bella. Ma credo che abbia dei contratti blindatissimi con Prime, perché butta fuori 3 film all'anno con loro, quindi Amazon credo si sia comprata Mel Gibson. Non è male, è abbastanza in parte, un po' sopra le righe in alcuni momenti, ha dei momenti di follia all'arma letale, però insomma funziona. A differenza del rigore che noi abbiamo visto nei direttori del Continental, ricordo in John Wick 2 vediamo Franco Nero interpretarne un altro, e nel 3 invece c'è quell'attore giapponese di cui non ricordo il nome, però anche quello che c'è e fa il giapponese in tutti i film, sono direttori integermi. Viceversa, negli anni 70 il nostro Gibson è un direttore che piega quando vuole le regole al suo bisogno. Di fatto i killer che stanno nel Continental più o meno gli sta assoldando lui. È ribelle anche rispetto all'organizzazione della Gran Tavola che dovrebbe governarlo, quindi è visto male dai suoi capi, e in più subisce questo furto, che è un furto terribile, perché è evidente che con questo strumento si perde un po', perdendo questo strumento si perde l'egemonia del Continental. E allora quindi deve dare la caccia al ladro. La prima puntata è tutta dedicata alla caccia a questo ladro. Per dargli la caccia vanno a rapire anche il fratello e quindi riportano il New York Winston. Da qui una serie di eventi lo porterà a costruirsi una squadra e a sfidare direttamente il Continental, a sfidarlo con l'obiettivo di prendersi l'hotel. Prenderselo battendo. Quindi una roba la Carpenter tipo Distretto 13? Sì. C'è una parte tipo Distretto 13 che è di assedio pesantissimo,
Però è il 13, distretto 13. Cosa? Secondo me è Walter Hill. Era Walter Hill? Scusami un secondo. Di cosa stai... Wilson, di cosa stai parlando? Aspetta. Sì, anche perché appunto cita anche lì il dollaro d'onore. Quello è proprio il dollaro d'onore rifatto. È Carpenter, zio caro. Come ti permetti a offendere il mio regista preferito? Lo sapevo io. Hai ragione, scusa, ero convinto io che... Io ti mangio la testa. No, perché essendo Carpenter il mio... Allora, ne ho tanti. Carpenter è il mio preferito, straniero. Il mio preferito italiano qual è secondo te? Non lo so. Se Carpenter è quello americano. Quello italiano, eh? Garpelli? Elio Petri. Però. Ah... Dico, secondo te chi potevo mai avere io come regista italiano preferito? Scusami. Pensavo il Garpelli. No, magari. Grande Garpelli. Un Garpelli. Abbiamo amato perché prendeva gli attori dalla strada. E... Sì, ma a me piace anche Biglietto Amaro, mi diceva il suo grande capolavoro. Sì, no, bello, molto bello, molto bello. Ho visto una volta in un cinema, ma poi mi ho mal di pancia, non ci voglio pensare. Ti capisco. Fa quell'effetto. Sì, sì. Comunque sia, mi scuso per l'errore perché ero convinto fosse di Walter Hill. The Warrior di Walter Hill. The Warrior che hai citato prima era di Walter Hill. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque sia, c'è una... non c'è solo l'assedio, c'è è anche un film di rapina questo. C'è l'idea di riuscire a derubare... di nuovo il Continental con destrezza. Ovviamente c'è tutto un gioco di tradimenti, vengono introdotti alcuni personaggi che poi rivedremo nella saga di John Wick, altri che non rivedremo nella saga di John Wick, e quindi alcuni subito si intuisce che non faranno una bella fine nel corso di questa serie, anche se non tutti, alcuni semplicemente sono originali e non hanno bisogno di essere rubati. Anche perché John Wick ha un universo talmente ampio che non è stato esplorato, che ci starebbe fare degli spin-off, non un seguito. Esatto, esattamente. Non hanno previsto anche quello. No, ma che bello, affascinante questa cosa qui del Continental, perché l'idea di questa catena di alberghi con queste regole. Io già in John Wick vedevo la forza di questa idea e volevo saperne di più. Perché poi alla fine, banalmente, poi il Continental diventa un po'... non dico l'antagonista, ma diventa quasi coprotagonista di John Wick nella serie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma allora, difetto grosso di questa serie, non sapevano come chiuderla. Vabbè, e a un certo, tu dici, a un certo che, punto... tu dici che è chiusa, cioè se fanno una stagione... No, è chiusa. Questa è chiusa. Possono prendere un altro arco temporale, possono prendere un'altra storia. L'hanno detto o è una tua interpretazione? Allora, per carità, possono trascinarla finché vogliono e fare anche l'anno dopo, se vogliono, però sarebbe una cagata, perché questa è una miniserie in tre parti che nel terzo atto si conclude, e peraltro sai già quella conclusione che cosa ti porterà, perché Winston l'hai visto 40 anni dopo, quindi 50 anni dopo. Quindi, tu dici, diciamo, essendo un prequel, tu già dici, ok, secondo me finisce qua. Possono farti vedere com'è negli anni. Però la domanda è: io non ho visto John Wick. Io non ho visto John Wick. Non l'ho mai visto. Non so che cos'è. Puoi vederla tranquillamente. Ci sono delle citazioni. Consiglio vivamente di vedersi John Wick per capire fino in fondo chi sono alcuni personaggi e perché vengono introdotti con un'aria così netta. Però la maggior parte la totalità degli antagonisti appare e scompare, di fatto. Molti dei protagonisti hanno un'introduzione, una storia propria molto interessante. È la storia è molto legata, per esempio, ai reduci del Vietnam. Quasi tutti i personaggi, in quanto killer della malavita, hanno combattuto, hanno ricevuto un addestramento militare con la guerra del Vietnam. C'è un passaggio su Muhammad Ali che è un dialogo eccezionale, a me è piaciuto tantissimo, buttato lì in mezzo al niente, nella quiete prima della tempesta, che racconta appunto la storia della diserzione di Muhammad Ali in maniera molto chiara e molto, molto antibellica anche. Questo, secondo me, in un film di questo tipo è un messaggio bello, non pesante, non retorico. L'hanno, non sapevano come chiuderla, e a un certo punto provano a chiuderla con la baracconata proprio,
lì gli scappa un po' il dito sul Quindi, grilletto. secondo te, adesso sento nello specifico, bello fino al finale. Il finale butta fuori tre stronzate che proprio, come dire, rompono, diciamo, il patto con lo spettatore, interrompono la sospensione dell'incredulità. Scritta male, cioè tu dici bello fino al finale. Fino al finale. Il finale a un certo punto dice Possiamo vaffanculo. dire partita a razzo, finita. Sì, nel vero finale provano a recuperarlo, perché c'è un personaggio che dice tu credi che sia andata così, ma non è andata così. Però secondo me è peggio il tacon del buso, come si dice. Non ho Cioè, capito la cosa hai detto, però cioè, è capito. peggio la toppa del Ah, buco. ok. Pensavo fosse qualcosa di più volgare. Invece ti sei riuscito a Però è quello contenere. che dice Arlecchino. Arlecchino che aveva l'abito tutto bucato, le donne glielo prendono, gli mettono tutti gli scampoli colorati e lui dice se è peggio il tacon che al buso. E più o meno il film diventa un'arlecchinata alla fine. C'è un paio di trovate che ho detto no. Peccato, potevate farlo intelligente, avete voluto farlo solo Però, battuto. guardatelo, se avete una roba d'azione, poi fino a finale, poi magari Vi Basilicos, passa. vi passa, vi divertite, poi avete, chi ha visto Sì. John Wick, chi non l'ha visto, chi lo Si vedrà, possono tenere tutti. chi la scoprirà. Comunque devo Anche dire. perché ci sono un po' di spiegoni che spiegano come funziona il Continental, quindi anche se per esempio la scomunica viene spiegata, viene spiegato che non si può uccidere, eccetera, quindi ce Quindi, l'avete. per chi non ha visto John Wick lo può vedere perché capisce subito le regole e tutto il resto. È un'ottima serie a questo punto, tranne, vabbè, per il finale. Comunque, è ottima cosa da vedere. Comunque, vi devo dire che Alfredino ci ha detto quando sarà pronto Discord. Da novembre, da quando tornerò da Lucca, avremo finalmente Discord. E alla fine di consigli richiesti per quello che lo guardano in live, ci sarà il momento Discord dove noi accenderemo Discord e parleremo con voi. E sarete voi a darci consigli sempre dopo la puntata, perché poi quella parte lì non la metteremo nel podcast che esce su Spotify e su YouTube, però solo in live. Però sappiate che fra un po' potrete venire qua a fare cacciara con noi, che così se per caso dite qualcosa che non va, tanto non va in puntata e taglio. E Giusto. questo è un bel senso. Quindi in caso c'è un casino, termina Va al live, sicuro. cancello tutto e scappiamo via in Messico. È un po' come col Continental. Esatto. Vi ricordo che a Lucca sarò tutti i giorni. Seguitemi su Instagram per vedere un attimo i miei orari, altrimenti nella newsletter della prossima settimana metterò anche gli orari. Che cos'è la newsletter di consigli richiesti? È come se fosse una rivista dove noi vi consigliamo film, ma ci sono anche gli oroscopi, ci sono le rubriche, è piena zeppa di roba la nostra newsletter. Il link è in descrizione, iscrivetevi, è gratis. Ogni settimana vi diamo tutti i consigli e in più vi do anche informazioni utili come gli orari che avrò a Lucca per venire a prendere Ramiro, che esce a Lucca in anteprima, altrimenti dal 10 novembre in librerie, fumetterie, da tutte le parti. È la mia opera più bella, parla di prende in giro il mondo dei fumetti, il mondo dello showbiz, è una storia romantica, ma c'è dentro di tutto e in quarta di copertina c'è Le Ortolani che dice la storia è bella, quindi se non fidate di me, fidatevi di Ortolani. Tutto questo. Grazie per essere stati qui, grazie Basilicos per essere stato l'unico che c'è stato Grazie oggi. Hai a voi. rappresentato un po' il Flag Team in maniera, come si dice? Indegna. Come? Indegna. No, indegna perché? Non è vero, sei stato bravo. Che cosa dici? Non è vero. Ti sei un bravo ragazzo, che cosa dici? Non è vero che ti sei bravo? No? Non fai quella faccia. Ti Sono intristisci? Che cosa? commosso, Sì, sei commosso celebralmente, ecco come sei sì, da commosso. un sacco di tempo quello. Vabbè, ma sei una persona, diciamo così. Nel frattempo, vuoi dire qualcosa prima di fare la sigla finale? Vuoi dire qualcosa ai ragazzi qua? No, ringrazio tutti per avermi supportato. Ringrazio chiunque l'avesse richiesto perché non mi ricordo chi sia stato la Gran Buff perché è un film che amo moltissimo. Quindi mi ha fatto molto piacere parlarne. Ovviamente in maniera confusa come piace a me. E ricordatevi di rompere le balle anche agli altri, però, perché questo è fondamentale. Ci vediamo martedì alle 9:30 sui canali Twitch di Pelati e Fumetti per gli indimenticabili. E per chi si perde quella live, sappiate che esce domenica sul podcast. E quindi ciao Patatoni, adesso sigla. Avete ascoltato consigli non richiesti? Se volete restare aggiornati, seguite Fractu sui suoi social. Tutti i link sono in descrizione. E se vi è piaciuta, condividete la puntata!
Oggi abbiamo vinto una battaglia, ma insieme possiamo vincere la guerra contro le opere brutte.